e diamo sempre qualche minuto, secondo di tolleranza Carico. esatto, per vedere se carica bene su YouTube e su Facebook. E diamo sempre qualche, voilà, su YouTube è partito e penso anche su Facebook. Addirittura you are in the show, c'è scritto. Ospite creativo. Ok. Sì, siamo partite. Bene. Allora, Ciao a te intanto. ciao Sofia, come va? Bene. Sei riuscita ad andare già un po' al mare o tu che sei di Forlimpopoli? No, io sono nata a Forlimpopoli, però sono di Portico di Romagna, paesino dell'Appennino tosco-romagnolo. E sì, devo dire che sono già andata varie volte sia a Cervia che anche a Sirolo. Quindi. Consigliami qualche posto in Romagna fighissimo dove andare. Mare? Eh sì. Mari vado sempre alla Bassona, che è la spiaggia libera lunghissima con la pineta dietro, molto bella. Poi adesso mi viene una casa Cervia e quindi io vado anche a Cervia, mi piace molto comunque la vita di Riviera, biciclettine, colazione, bagno, cose, siamo sempre lì fino alle 8:30 di sera, bellissimo. Quindi. La Bassona quindi è vicino Cervia. È libro di classe praticamente. Lo senti? Lo sei, ma No, ma poi sappi che cioè io sono cresciuta con ma le io ho letto la stati signorina, quindi romagnole. lo so che tu sei una che era di Napoli, ma faceva le vacanze a Riccione, che poi è una cosa un po' strana, però pare che in tanti lo facciano. Eh sì, no, negli anni 90, Quindi. negli anni 80-90 lo facevano. Certo. Cioè, lo facevano tutte le coppie giovani di genitori che magari avevano i bambini, perché in Romagna c'è Mirabilandia, Fiabilandia, le attrazioni, le piscine, quindi tutte le coppie giovani degli anni 80, fine 80, inizio 90, dal sud si spostavano, almeno i miei erano così, quindi dipendenti tipo statali e vacanze, via. Al nord in questi Invece posti penso che io non le facevo in Romagna le vacanze. e dove le facevi No, alla fine quando avevo 3 anni mi sa che anche mi andavano a Riccione. Poi dopo da quando ho avuto minimo coscienza mi hanno portato in dei posti bellissimi, però non in Romagna, che è all'Elba un sacco, al Giglio e all'Argentario tantissimo. E, quindi posti così, perché appunto dopo dai loro invece volevano un po' esplorare altri tipi di mare, calette, cose. No, bello. adesso poi dopo mi piacciono molto questi tipi di posti qua, però riapprezzo anche la Riviera e mi scoccio non aver fatto l'adolescenza lì, perché comunque non è male. Tutti i miei amici di Torino hanno fatto lì degli anni, tutti gli anni, in bicicletta su giù per la Riviera, insomma, è bello. Sì, facciamo le brave. Iniziamo. Allora, no, io ti ho qui e ti ho ospite in questo mio canale dove ospito e faccio parlare, do spazio a prevalentemente fumettisti, illustratori, ma anche grafici, designer e da qualche intervista anche sceneggiatori e scrittori, perché comunque anche con le parole il mestiere creativo è non solo visivo, ma anche con la scrittura si può fare un mestiere creativo e soprattutto quello dello sceneggiatore si compenetra con quello del fumettista. Per cui quando ti ho invitato, per me è stato, ti ho detto, tu mi hai detto, ma che vengo nel tuo canale? Spesso mi si dice, ma tu inviti solo i fumettisti, gli illustratori? Io dico, no, beh, non è vero, perché comunque sceneggiatori e scrittori collaborano, no? Spesso con chi disegna. Per cui siamo perfettamente in linea. E visto che da un po' di tempo stavamo parlando su dei progetti, cose varie, ho detto: beh, Sofia, vieni nel mio canale, scusami, Vieni. perché hai mille robe interessanti da dire, da offrire. E quindi parto subito a bomba
con la prima domanda che caratterizza un po' il format che ho messo su, e cioè, un po' l'abbiamo già intuito, da dove vieni? Allora, diciamo appunto, vengo da un paesino che c'entra con la scrittura, nel senso che oppure no, non lo so. Cioè, io da quando ho memoria scrivo, in realtà disegnavo anche, nel senso che appunto qua le mie prime cose che avevo scritto erano più simili a delle graphic novel che a delle storie, perché appunto facevo queste copertine, poi c'era tipo la riga sopra e il disegno sotto, come erano un po' i libri dei bambini che leggevo all'epoca. E mi è sempre piaciuto, cioè da quando, cioè i miei primi ricordi stavo già facendo questa cosa, quindi è un po' quelle cose che tipo quando pensi a te pensi a quella cosa là, perché l'hai fatta da sempre, non so neanche bene da dove è venuta questa cosa. Poi col fatto che comunque ero in un bel posto, però anche un po' isolato, eccetera eccetera, diciamo che ho coltivato sia la lettura che la scrittura abbastanza. Però mi è sempre stato molto chiaro che comunque c'erano diversi aspetti nella scrittura, cioè l'aspetto della mia espressione, ma anche l'aspetto del mestiere. E io volevo che diventasse anche un mestiere in qualche modo, quindi in realtà sono sempre stata abbastanza pratica, e quando ho deciso di andare all'università ho deciso di fare comunicazione. Tutti dicevano all'epoca, no, scienze delle merendine, scienze della disoccupazione, eccetera, però io non ho mai avuto particolari dubbi, nel senso che un po' il tempo mi ha dato ragione, cioè un po' tutti quelli qui che magari erano bravi a scuola e gli dicevano che dovevano fare ingegneria, magari non gliene fregava niente, o un'altra cosa di cui gli interessava perché era più sicuro, cioè il mondo comunque dopo è cambiato in mille modi diversi. Esatto. Io quello che penso è che comunque uno deve, visto che è tutto difficile, non c'è un ambito che sia semplice, tanto vale provare a fare un po' la cosa che ti appassiona di più. E io ho cercato di fare, dai primi, mi hanno detto tutti che comunque comunicazione avrebbe dato delle buone basi teoriche, ma comunque aveva bisogno di un, diciamo, cotè pratico. E quindi io dal primo anno ho provato sempre a fare dei tirocini, anche non curriculari, mi proponevo sempre di fare questi tirocini, a volte erano curriculari, a volte no, per un po' assaggiare tutte quelle che erano le professioni legate alla scrittura. E quindi ho fatto la giornalista, ho scritto dei mensili, anche con i quotidiani, sono diventata pubblicista a un certo punto, e cercavo di capire se era la strada su cui volevo investire le mie energie creative, gli sforzi economici, anche di impegno. Mi piaceva, però comunque sentivo che la scrittura del quotidiano per me era un po' stretta, nel senso che spesso ci sono comunicati stampa che vanno solo un po' rielaborati, o comunque devi fare, per esempio, la notizia di cronaca locale non era proprio il mio, perché si spingeva molto sul conflitto, la polemica, un po' così. Certo. Mi piaceva il taglio da mensile, perché comunque avevo tempo di fare i miei reportage, lavoravo per una rivista che si chiama Campus, e era sul mondo universitario, quindi però gli argomenti erano tipo una volta la specialistica, la volta dopo i tirocini, la volta dopo il master, quindi cioè, non era una varietà infinita, però era carino. E poi ho provato a fare ufficio stampa in casa editrice, quindi mi sono entrata un po' nel mondo delle case editrici, e mi è piaciuto moltissimo quel mondo lì. Per chi l'hai fatto? Ho fatto tirocino alla Pendragon di Bologna e poi mi sono fermata per un po' lì. E poi dopo l'università ho fatto anche un'esperienza alla CLUEB, che è la cooperativa libraria universitaria, e mi piaceva molto, cioè comunque stare a contatto con i libri, tutto il processo che c'era nella creazione dei libri e anche in realtà la comunicazione, la promozione dei libri, mi interessava molto, comunque avevo studiato quello, però capivo che comunque ci stavo girando un po' attorno, cioè che comunque a me i libri mi sarebbe piaciuto più scriverli in realtà che promuoverli, anche se in realtà le due cose poi possono essere anche non escludibili. Okay. E poi in realtà tutto questo è successo durante l'università. In realtà prima ancora, quando ero al liceo, io ho fatto solo un corso di sceneggiatura di 2 giorni, che ho raccolto sempre, adesso insegno a quella bottega Finzione, quindi i miei studenti l'hanno saputo, però... una mia amica mi aveva detto che c'era un corso di 48 ore intensivo, un weekend di sceneggiatura, e io ho conosciuto Gian Piero Rigosi, che è romanziere e sceneggiatore, e io la prima domanda che ho fatto è: ma tu quei tuoi romanzi ci campi? Perché io ero alla ricerca, no, di questo modo per farlo diventare un mestiere,
E lui mi ha detto, vai, in realtà io faccio anche lo sceneggiatore. E io ho detto, vabbè, potrei fare lo sceneggiatrice anch'io. E me la sono messa un po' da parte. In realtà io poi dopo gli ho mandato dei racconti, perché io in tutto questo periodo in cui esploravo concretamente le possibilità di lavoro, in realtà continuavo a scrivere cose mie. Cioè romanzi, racconti, di tutto e di più, che però tenevo, cioè era una cosa per me, non era una cosa per la pubblicazione. Però a lui gli avevo mandato dei racconti, gli erano piaciuti, e poi quindi praticamente da quando ho iniziato l'università, con le piccole cose, piano piano ho iniziato a collaborare con lui, che è uno degli sceneggiatori con cui lavoro adesso di più. Quindi in realtà abbiamo mantenuto questa collaborazione da quando io ero in quarta liceo praticamente. E quindi diciamo che quando ho finito l'università ho tentato varie cose, appunto. A un certo punto, però, come spesso succede nella vita, i veri cambi di rotta ce l'hai quando, non quando prendi la strada giusta, ma quando prendi la strada sbagliata. Esatto. E io a un certo punto ho fatto, tra le varie cose, ho fatto l'organizzazione di un festival musicale, perché comunque era nell'ambito delle mie competenze, tra virgolette, da comunicatrice, organizzatrice eventi. E era tutto molto bello, nel senso che era interessantissimo come lavoro, ho organizzato tutta una serie di eventi per... Aspetta, il festival come si chiamava? No, si chiamava Music Hit, Music Heaven, si chiamava. Okay. E c'è stato solo un anno, ma non per colpa mia. Era una specie di arte fiera, ma della musica, che c'è stato un anno perché avevano provato a fare la fiera della musica. Okay. E in realtà è stata un'esperienza bellissima. Solo che io ho capito che comunque non era la mia cosa, cioè era una cosa molto bella, capivo perfettamente che era un bel mestiere, ma non era il mio. E in quel periodo lì, mia mamma ha visto tipo sull'Espresso che c'era questa richiesta, questa domanda per il centro sperimentale di Milano. Ok. E ha realizzato in sceneggiatura di serie televisive. E io effettivamente non ho mai avuto in realtà il pallino del cinema, ma ce l'ho sempre avuto per le serie TV, anche prima del boom, perché mi piacevano moltissimo i cartoni giapponesi quando ero piccola, e quindi quella cosa di aspettare l'episodio dopo, così a me mi è sempre gasato da morire. Quando ho visto Lost e ho guardato 302 puntate in un'ora, che l'ho recuperato dopo, quando l'ho finito ho detto, ecco, io vorrei fare questo a qualcun altro. E quindi, cioè, in realtà io avevo proprio la fissa di fare questa cosa qua. Cioè, le mie due fisse erano i romanzi e le serie TV. E quindi ho fatto domanda per il centro sperimentale, in realtà dico così, ho fatto domanda per il centro sperimentale, in realtà entrare è stato difficilissimo. Infatti, guarda, io ne ho un'esperienza indiretta, perché l'ha fatto un mio caro amico in fotografia, che poi è entrato, è stato pure selezionato, dopo tutto il bordello, e non l'ha frequentato. Ah, ma come? Quindi ho questa esperienza in diretta, vabbè, quindi so quanto è difficile. Sì, però a Roma poi ce ne sono solo 6 all'anno, mi parla. Noi ce ne abbiamo 12 ogni 2 anni, praticamente. Okay. No, e... cioè il centro sperimentale è totale. Sì, 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 dopo praticamente per 2 anni, il nostro durava 2 anni, un 3 come quello di Roma, e era frequenza obbligatoria dalle 10 alle 18 tutti i giorni per 2 anni, quindi diciamo che è stato, secondo me è stata veramente una scuola ottima, cioè mi sono sentita proprio uscita da di lì che ero pronta, cioè proprio mi ha preparato a questo mestiere qui, almeno proprio nella serialità, poi dopo ovviamente l'esperienza conta. Però comunque, per esempio, mi ha dato anche un tirocinio alla fine della scuola, sono entrata nella mitica Writers Room di Cesaroni, okay. E sono stata lì 1 anno e mezzo e ho fatto una palestra, cioè praticamente scuola più 1 anno e mezzo Writers Room. Cesaroni è stata l'unica serie in quegli anni lì che mi piaceva. Ma proprio no, una grande serie, io sono entrata che era già le ultime stagioni. E è anche quello un remake, non lo sanno in tanti, di una serie spagnola, Cazzo. Serranos, però l'adattamento italiano è fatto molto bene, tanto che sembra proprio una cosa totalmente italiana. E niente, lì è stato proprio un anno intensivo, perché ho visto tutto dalla prima riunione della stagione, tutto il processo di scrittura. Io ho partecipato prima come tirocinante con un'altra ragazza, poi ci hanno tenuto. E alla fine addirittura ho fatto l'unica esperienza lunga di set che ho fatto, che sono andata sul set con un ragazzo a fare i backstage,
Quindi io facevo l'autrice del backstage con l'altra ragazza che era con me e i videomaker che venivano con noi, quindi facciamo interviste. Ciao Valeria, Giaia Giuditta? Ah, forse ha taggato qualcuno. O ci vuole citare qualcuno che tu conosci? No. Vediamo pure i commenti di Facebook, okay. Se qualcuno vuole commentare o su Facebook o su YouTube, noi li vediamo e li mettiamo in sovraimpressione. Ok. E niente, quindi dei Cesaroni. Sì, lì, dopo appunto sono andata sul set e anche lì altra cosa, cioè nel senso che il set, cioè, è un'esperienza che secondo me chi vuol fare sceneggiatura almeno in parte vuol fare, deve fare, anche se poi dopo non è il tuo, se tu puoi addirittura, ecco, adesso però per esempio, cioè lì capisci cosa vuol dire quando tu scrivi esterno notte. Tu capisci che macchina metti in movimento e questo non deve però essere tipo un'arma contro la tua fantasia, cioè deve essere consapevolezza, nel senso che comunque quando tu scrivi, se tu ti mettessi a pensare comunque a tutto lo sommovimento produttivo di persone, di cose che ci sono, faresti molta fatica, però bisogna essere consapevoli, anche perché la gran parte del mio lavoro è riuscire a gestire quelli che sono i vincoli produttivi e di miliardi di tipi, cercare di mantenersi sempre creativi, di fare comunque una cosa che ti può piacere, che può piacere anche al pubblico. Quindi sapere quali sono questi paletti, cioè toccarli con mano, essere lì con gli elettricisti al freddo durante un'esterna notte, ti fa capire qual è il punto e a volte ti fa anche capire che certe cose non sono così necessarie come le immaginate tu, oppure che ci sono dei modi ugualmente belli, artistici, che tu puoi fare anche magari però con metà dei soldi della produzione, o cioè ci sono anche questi tipi di aspetti qua. Certo. Insomma sì, ho fatto, e diciamo che dopo dal DD appunto Gian Piero Rigosi mi ha chiamato, io lì ero a Roma, sono andata a fare un periodo a Roma, ho abitato lì 2 anni, okay. Mi ha chiamato perché avevano ripreso in mano il progetto della Porta Rossa, che era una storia che loro, che aveva proposto lui e Carlo Lucarelli in Rai, e che avevano un po' ripreso in mano e volevano farlo, però bisognava riformarlo molto questo progetto qua, e mi ha detto guarda, se vuoi tornare farebbe piacere che ci fossi anche tu, e io quel progetto lì lo conoscevo, mi piaceva molto, e quindi io sono tornata a Bologna usando praticamente questa occasione qua, e dopo praticamente La Porta Rossa è stata la cosa che ho scritto di più, è andata molto bene, quindi dal di lì. E Coleandro? E Coleandro l'ho fatta più o meno nello stesso periodo, dopo un po' che ho fatto La Porta Rossa, io ho fatto 2 episodi in realtà, della quinta, della sesta stagione, se mi ricordo bene, perché il gruppo di scrittura La Porta Rossa è in gran parte simile a quello di Coleandro, e quindi a un certo punto mi hanno chiesto questa cosa. Il primo degli episodi si chiama Salse Merengue, che è quello dell'immagine che hai usato nell'anteprima, e l'altro si chiama Il Team, e io ero mega in ansia perché io ero mega fan di Coleandro, ed è stato anche il primo set che ho mai visto nella mia vita, perché era qua a Bologna, lo scriveva appunto Gian Piero, che eravamo amici, e mi ricordo benissimo che la prima volta che sono andata sul set c'era questo episodio che si chiamava Mai rubare a casa dei ladri, mi pare, e sono andata proprio un giorno in cui c'era un matrimonio zigano, cioè con tutte le lucine così, io ero mega incantata. E quindi chiaramente quando vai a scrivere una cosa di cui prima eri spettatrice, comunque un po' fan, c'è un po' di tensione. Poi ero l'unica ragazza che l'ha mai scritto con Leandro, quindi c'era una doppia responsabilità. Però mi sono divertita molto, perché cioè, comunque è un personaggio che è fatto molto molto bene, sia lui che tutto il mondo, no? Il personaggio attore, così. Quindi in realtà abbastanza, non è facile assolutamente, però comunque quando i personaggi sono così ben delineati, poi dopo muoverli è più semplice, comunque molto divertente. Devo dire che Coleandro tuttora è stata una delle cose più divertenti. Vabbè, come nei fumetti poi seriali, no? Quando sì, ci sono personaggi già consolidati e già... Sì, c'è anche il fumetto di Coleandro, sai? Non so se l'hai mai visto. Fumetto? Esiste anche il fumetto, sì. Sì. E in realtà Coleandro era dei romanzi di Carlo, e c'è stato il fumetto che era simile ai romanzi. In realtà nella trasposizione, diciamo, in TV è abbastanza diverso il personaggio, sì. E molto ha fatto anche, cioè, sia come l'hanno rielaborato Carlo e Giampiero, ma anche i Manetti ci hanno messo la loro impronta, anche sì. Giampaolo Morelli ha dato molto di suo, e quindi quello che succede quando le cose poi diventano audiovisive è che diventano
qualcos'altro in ogni caso. Sì, assolutamente, assolutamente. Ma infatti, a me la cosa che affascina è proprio il discorso di quanto, seppur tu crei un personaggio, nel mio caso, sulla carta, questo personaggio qui, se poi lo fai bene, magari viene visto il potenziale per altri media, la cosa interessante è vedere come cambia anche attraverso la visione di altre persone, no? Perché io posso creare un personaggio, ti dico, ah, scrivimi un episodio in cui c'è questo personaggio presente, tu lo interpreti e lo scrivi in un altro modo, qualcun altro lo farà in un altro modo, insomma, è bello vedere anche i vari cambi, no? Sì, sì, assolutamente, è il processo, questa cosa qua di passaggio dai vari mezzi, mi piace molto, e poi anche il fatto di vendere, cioè una delle cose che mi piaceva della serialità, a parte questo meccanismo appunto che dicevo dell'attesa, dell'appuntamento, che adesso chiaramente con lo streaming, con le puntate tutte a disposizione. Io faccio binge watching proprio, me li vedo tutti filati. A me non dispiace, l'appuntamento mi è sempre piaciuto, cioè l'ultima cosa per cui l'ho fatto è Game of Thrones, e alla fine per me adesso sarà difficile riavere quella cosa là. Sì. E ancora c'è la TV generalista, che tutti pensano che in realtà la snobbino tutti, ma in realtà la TV generalista ha questo vantaggio che ha l'appuntamento ancora, e quindi la gente per esempio in ufficio può parlare di una cosa che hanno visto tutti, mentre invece con la visione parcellizzata dello streaming ognuno guarda quello che gli pare, e lì invece c'è una grande dose di comunità. Infatti per esempio anche nella Porta Rossa ci sono scambi tantissimo tra gli spettatori, io ovviamente me li guardo e mi diverto e vedo quello che scrivono, le ipotesi che fanno, sì, commenti, e è molto bello. E poi ci sono tutte le pagine, le fanpage di ciascun personaggio, prendono cioè, ognuno ha il suo preferito, eccetera. Però c'è questa proprio parte di comunità. Nella Porta Rossa c'è una comunità, anche Coliandro ha praticamente dei supporters, dei tifosi, come dice Carlo, e anche la Porta Rossa ha questi fan, cioè proprio fortissimi, che hanno fatto il raduno, si sono fatti le magliette, cioè sono veramente, cioè, e quella è la parte che mi piace. A me l'aspetto popolare, diciamo pop, ma proprio nel senso di una cosa che vedono in tanti, a me è sempre piaciuto proprio l'idea di entrare in un immaginario collettivo di personaggi, cioè adesso per esempio un Montalbano, no? Chiaramente che è famosissimo, ma è come se fosse una persona vera, cioè fa parte del nostro immaginario talmente tanto che, e a me questa cosa mi è sempre piaciuta tantissimo, cioè l'idea di andare a creare una cosa che hai inventato tu, ma che va a fare parte delle immaginazioni degli altri, magari le ispira in altri modi, no? Quindi, e questo è anche la base della sceneggiatura, perché la sceneggiatura, la cosa che fa e che deve fare è proprio quello di stimolare l'immaginazione degli altri, cioè, e se tu la pensi così è proprio una cosa bella, cioè tu che lo scrivi non è che lo stai già girando assolutamente, no? Tu però devi stimolare l'immaginazione del regista, devi stimolare l'immaginazione del scenografo, della costumista, degli attori, di tutti, no? E quindi devi riuscire a scrivere una cosa che da una parte ha delle informazioni anche tecniche, però accende l'immaginario degli altri, e quindi chiaramente il risultato finale non è colpa di nessuno, non è merito di nessuno, cioè è un'alchimia collettiva che può succedere o può non succedere, quindi certo. Questa è una cosa secondo me molto bella dell'aspetto della sceneggiatura. È anche frustrante ogni tanto quando non succede che venga bene, perché è così, però sono tanti immaginari che si mettono in comunicazione, e la sceneggiatura è lo spartito di questa specie di orchestra di immaginari, che è molto bella come immagine, no? Perché... Ma dove è la responsabilità? Cioè, la vedo come una cosa proprio... Sì, cioè, nel senso, questa è poi la visione di una sceneggiatrice, magari le altre non sarebbero qua. Però è un po' così, cioè nel senso che tu non sei, cioè il regista è quello che prende poi le decisioni finali, ha una responsabilità sulla realizzazione che è molto più diretta, no? Però a livello di inventiva, di cosa che tu ti inventi, te la stai inventando tu. Cioè, i sceneggiatori arrivano molto prima di tutti gli altri, no? Cioè questa asincronia che abbiamo noi i montatori. Anche certo. I montatori hanno un ruolo molto autoriale e influenzano tantissimo il prodotto finale, no? O l'opera finale.
però loro arrivano dopo il set, noi arriviamo prima. Cioè, noi a volte non ci arriviamo neanche al set, ci sono tanti progetti che muoiono prima di arrivarci o che non si fanno per tanti motivi, ma quando si fanno c'è questa strana sensazione per cui a un certo punto tu prima eri da solo o con i tuoi colleghi per tanto tempo a immaginarti sta storia e poi ci sono queste centinaia di persone che insomma iniziano a realizzare, sono le prime che leggono poi questa storia qua e iniziano a metterla in vita in qualche modo, no? E tu in quel momento lì hai teoricamente più o meno finito quello che dovevi fare, quindi è una cosa un po' asincrona. Però spesso non ci sei sul set, in Italia lo sceneggiatore non c'è quasi mai sul set, e tu puoi parlare solo attraverso quella sceneggiatura lì, quindi devi essere totalmente autonomo in quello che volevi dire e però essere anche proprio in grado di stimolare gli altri, farli venire voglia di fare delle belle cose, capito? Quindi è una responsabilità, però è anche la parte bella, secondo me, del lavoro, sì. Senti, e seconda domanda. Yes. Dove ti trovi in questo momento? Dove sei in questo momento, non solo geografico, ma proprio della tua esistenza? Esistenza, vita professionale e lavorativa. Allora, diciamo che adesso sono circa, quant'è? Sono 6 anni che faccio questo lavoro proprio come lavoro vero e proprio, insomma, che è il mio mestiere, e quindi dai, sento che ho abbastanza consolidato quello che è un po' il mio percorso e diciamo che al momento sono in quella fase in cui mi sento da una parte consolidata e ho anche voglia di cose nuove. Certo. E, al momento appunto ho iniziato anche a insegnare, quindi anche a restituire un po' di quello dove, che è. Dove? Allora, principalmente la bottega Finzioni, però faccio anche piccole cose, spot qua e là. Mi piace molto insegnare, devo dire. E, l'anno scorso ho fatto un corso lungo, quest'anno un po' meno, perché chiaramente poi bisogna anche vedere anche gli impegni di scrittura. Però mi piace molto e spero di essere generosa con i miei studenti, nel senso che mi piace molto comunicare le cose che ho imparato, vorrei che tutti fossero messi nelle condizioni di potercela fare, poi dopo è chiaro che non è detto, dipende sia un po' dal talento individuale, dai percorsi, tutto, però non mi piacciono le situazioni in cui si privano proprio le informazioni alle persone, quindi cerco di dare un approccio anche molto pratico e di sfatare un po' di miti. Quali, non so, appunto, per esempio, il fatto che tutti temono che ci sia solo un'occasione che capita improvvisamente. Io non ci credo tanto che ci siano i treni che passano una volta, se uno li prende è finita lì. Io penso che se uno ha un po' di talento, lì sempre capire il dosaggio in questi lavori creativi è molto difficile. E tutti quelli che fanno questo lavoro si chiedono tutti i giorni se sono abbastanza bravi per farlo, a qualsiasi livello, secondo me. E un po' serve anche per cercare sempre di migliorare poi. E, però al di là del talento c'è la fatica, la gavetta e anche tantissime cose di artigianato, di tecnica che comunque bisogna imparare. E una volta che uno più o meno ha queste cose qua, secondo me di 2 occasioni non ne capita una sola. Ne possono capitare varie e probabilmente nessuna di queste è autosufficiente per poterti poi fare una carriera in questo mondo qua. Cioè, io per esempio non ne so identificare una specifica nel mio percorso, cioè io comunque potrei dire che la Porta Rossa perché è la prima cosa che ho scritto, ma in realtà avevo già fatto altre cose, non escludo che ne avrei fatte altre, quindi non si può mai sapere. Comunque ho studiato tanti anni, ho fatto una lunga gavetta, non mi sono capitate delle cose per cui improvvisamente mi sono trovata un'altra a fare la scelta. La cosa che mi dicevi prima in backstage, cioè non è la fortuna, è che uno giustamente si fa il culo e piano piano... Chiaramente c'entra anche la fortuna, perché se uno c'ha la sfortuna poi contro, che non so se esiste o no, ma non riesce a fare niente, e non tutto sicuramente è nelle nostre mani. Cioè, nel senso che comunque può essere l'incontro fortuito con una persona, però bisogna sicuramente mettersi nelle condizioni di conoscere delle persone, non nel senso di PR, aperitivi, cose, ma di conoscere le persone che fanno questo lavoro, fare delle domande, cercare di capire, mappare le situazioni, cioè che cosa c'è in giro che mi può servire,
che concorsi ci sono. Questo è un lavoro in cui comunque i concorsi, per esempio, sono un modo per mettersi in luce, le scuole, eccetera, no? Però io non ho, tra virgolette, l'arroganza di dire io faccio questo lavoro perché ho fatto più fatica degli altri. Io penso che ci siano tante persone che per qualche motivo si sono fatte il culo tantissimo, ma non riescono a farlo come mestiere e non penso che sia quello. È tutto una, diciamo, un insieme di fattori. Però io non credo tanto nella bacchetta magica che dice che uno è eletto, per esempio, e l'ispirazione gli arriva magicamente e con un'occasione presa giusta, una raccomandazione in qualche modo si fa una carriera grandissima. Cioè, queste cose ci sono, ma sono delle eccezioni. Secondo me non bisogna neanche concentrarsi troppo su questi casi qui. Bisogna concentrarsi un po' su cosa posso fare al massimo le mie possibilità per avvicinarmi a quel mestiere, al massimo delle possibilità. Cioè, non abbiamo possibilità infinite, abbiamo limitazioni di tempo, di soldi, di energie, problemi familiari. A un certo punto della vita puoi capire che non sono più quelle le tue priorità e che vuoi altre cose. Però l'importante è che secondo me non si pensi che i lavori creativi sono dei lavori in cui ci si può improvvisare, secondo me questo è importante. E che il punto è soltanto quella scintilla, perché la scintilla ti fa vincere magari una volta un concorso, una buona idea ti fa brillare una volta, però c'è bisogno comunque cercare di avere la costanza perché tu sia un professionista un po' sempre. Poi, come tutti, c'è cioè una volta che scrivi bene, una volta che scrivi male, un progetto che ti piace di più, uno che ti piace meno. Però essere un professionista è diverso che non esserlo, cioè c'è una distinzione di strumenti proprio, no? Quindi questo io cerco di trasmetterlo insieme anche a un po' di entusiasmo, perché comunque, per esempio, questo è uno dei settori in cui c'è un'espansione del mercato, con anche degli svantaggi di persino troppa espansione che va controllata. Adesso poi abbiamo anche tutte le nostre lotte di categoria come sceneggiatore, perché questo comunque è un momento in cui c'è l'industria dell'immaginario e dei contenuti molto fiorente, ma non sempre gli sceneggiatori sono quelli che riescono a essere sia considerati artisticamente di più, anche economicamente rispetto alle proprie idee, a volte non possono avere tanto controllo su quello che scrivono, eccetera. Quindi c'è tutta una lotta anche da questo punto di vista qui. Però è vero che rispetto anche a 10-15 anni fa, questo qui è un mercato, è un mondo che è in espansione. Non è un mondo che, cioè, chiaramente non lo fanno tantissime persone come mestiere, però, cioè, per esempio, quando sono uscita io dal centro, c'erano solo, ovviamente non esisteva Netflix, ovviamente non esisteva Amazon, ovviamente non esisteva Disney Plus. C'era soltanto che la fiction generalista e Sky, e la fiction generalista in quel momento stava producendo solo Rai 1 e Canale 5, che significa necessariamente avere un pubblico molto molto largo. Perché è importante che io ci tengo questa cosa. Generalista non vuol dire di peggior qualità, assolutamente. Si può fare una generalista assolutamente di Bellissimo, qualità. certo. Però è chiaramente, non bisogna mai dimenticare che c'è un aspetto industriale economico. E chiaramente se uno fa una serie per Rai 1 c'è bisogno di uno share alto e quindi di tanti milioni di persone. E non tutti i progetti vanno bene per tanti milioni di persone, ci sono dei progetti più di nicchia. Quindi era un mondo in cui comunque c'era pochissima possibilità di espressione. Ora ce n'è molta, però chiaramente ci sono i problemi di avere una competizione enorme. Ormai hanno fatto di tutto e di più. Ora essere originali è difficilissimo perché tutto l'abbiamo già visto, quindi in realtà abbiamo altri problemi, però molto stimolanti perché ti deve tutte le volte venire l'idea che non ha ancora fatto nessun altro e chiaramente non è così semplice, no? Però secondo me non è un mondo chiuso o in discesa e quindi cioè, senza chi vuole avvicinarsi secondo me ci può provare in questo momento qua. Insomma. E poi più che altro dove sono, so, sto scrivendo, adesso sono le prime, diciamo che questi anni, l'ultimo anno, gli ultimi 2 anni sto facendo i miei primi progetti seriali ideati da me, li sto adesso proponendo, quindi vediamo un po' dove vanno e questo è un po' dove sono e vorrei un po' E spingere. infatti assist sulla terza domanda e ultima, dove stai andando? O dove vorresti andare? O dove ti stai proiettando?
Allora, tecnicamente, voglio, cioè nel senso proprio all'interno dell'artigianato del mio mestiere, io vorrei Mi piace che continuare. lo chiami artigianato. Sì, nel senso che comunque lo chiamo artigianato perché comunque non vorrei né parlare solo di industria, che a volte schiaccia un po' questo lavoro, né di arte, perché anche se penso che ci sia un aspetto artistico molto forte, lo chiamo artigianato in cui c'è una dose di artigianato, di arte, ma c'è anche la parte proprio tecnica e concreta. Però ci sono dei progetti che comunque senti di più, che sono più i tuoi, eccetera. Quindi, diciamo così, nella parte più artigianato vorrei comunque provare tutte le cose che non ho ancora fatto, che mi sto avvicinando adesso, quindi per dire banalmente gli adattamenti dai libri alle serie o ai film, il cinema in generale, che mi ci sto avvicinando adesso perché non l'ho ancora mai fatto, e un po' tutto, cioè per dirti, ti avevo contattato perché appunto mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe anche provare a fare sceneggiature di fumetti, cioè vorrei fare un po' tutte tante, cioè mi incuriosiscono le cose che ancora non ho fatto di tutti i tipi. E però chiaramente la cosa che sento sempre più il bisogno come autrice è quella di riuscire a dire delle cose mie con una voce mia molto personale che io cerco comunque di mettere in tutte le cose che faccio, però sicuramente ci sono delle storie che per qualche motivo tuo, di tua esperienza, di tua vita sono proprio più tue e adesso io quelle le sto un po' coltivando, difendendo, cercando di capire cosa farne con calma perché sono dei fiorellini, insomma, a cui tengo particolarmente, e poi insomma sto cercando di tornare alla narrativa che in realtà io nella mia testa sono sempre rimasta lì, solo che chiaramente mi sono un po' fatta prendere dalla sceneggiatura, però in realtà mi sento più a mio agio ancora in narrativa e quindi sto coltivando anche lì dei progetti di scrittura proprio romanzo e racconti, e adesso pian pianino mi ci sto riavvicinando perché è un po' come il primo amore, sono un po' timorosa, un po' preoccupata, però allo stesso tempo mi manca e quindi sì. Però diciamo che, come ho visto che anche tu lo fai rispetto alla, che dici che disegni, cioè io di fatto poi anch'io scrivo, cioè non mi metto tantissime E limitazioni. poi io dico disegno, ma il fumetto è scrittura e disegno, comunque. Assolutamente. È tutte e due le cose Sì. e non c'è una parte che prevalga sull'altra, cioè per me le due cose vanno assolutamente di pari passo, perché poi anche nel fumetto c'è una parte di lavoro artigiano, no? In cui devi sapere Delle cose. le cose e qualcuno te le ha spiegate e raccontate, quindi ti ha passato il suo sapere e tu ne devi fare tesoro, ma per quello che vuoi raccontare tu. Per esempio, io ho avuto un maestro di sceneggiatura all'Accademia di Belle Arti che fa lo sceneggiatore di fumetti, Matteo Casali, che insegna la comics di Reggio Emilia. Lui fa fumetti lontani da quelli che faccio io, ma ho saputo applicare le sue, no, regole, i suoi insegnamenti anche a quello che faccio io. Quindi è lì che sta, il lavoro dell'artigiano, no? Dell'immagine e del racconto, cioè applicare dei principi di base affinché tu possa raccontare poi la tua storia. E poi a Certo. proposito di questo, ti volevo chiedere, hai un genere preferito, degli argomenti preferiti di cui scrivere? Cioè, perché poi è ampia, no? La scelta, per esempio, tu hai fatto Coleandro, La Porta Rossa, sono dei noir Sì, sono di genere, però uno è comedy, l'altro pazzeschi. è mezzo paranormale. No, fatto io, no, infatti la cosa buona è che non ce l'ho un genere, nel senso che ho fatto già abbastanza cose un po' diverse, però tendenzialmente mi chiamano spesso per il crime, ma perché il crime comunque va e quindi il fatto di averlo fatto, cioè il giallo così, perché ogni tanto mi fanno fare degli incontri in cui mi chiamano la signora in giallo, mi piace molto perché mi identifico con Jessica Fletcher. Artigiana Narrante, buonasera. E però io non c'ho, in realtà io, che tra l'altro ci ho fatto pure la tesi, ma semplicemente per una questione di incroci strani, perché ho fatto la tesi su una collana di noir, e io
amo il noir, il gialli, il whodunit classico, che è chi è l'assassino, no? Così. Sono strutture, cioè la cosa buona dei gialli, fatti così, soprattutto quelli in cui devi scoprire l'assassino, che sono fatti in un modo per cui hai una struttura che comunque tira l'attenzione dello spettatore e ti toglie un problema, tra virgolette. Però la cosa che mi piace di più in generale è che è trasversale a tutti i generi, sono molto le relazioni tra i personaggi. Quindi comunque c'è anche un genere specifico che si chiama relazionale, che adesso lo chiamano in modi, che comprende il family e il teen, che sono quelle, sono tutte le serie in cui non c'è un altro genere predominante, cioè non c'è un morto, non c'è una cosa fantascientifica, allora sono dei relazionali, cioè per dirti Dawson Creek o anche Desperate Housewives, per dire che era un grande mistero, però era minimo, no? Invece tutte le altre serie sono mescolate al relazionale, tipo non so, può essere medical che in ospedale, ma essere molto relazionale, oppure sì, cioè quelli hanno un genere predominante perché hanno una struttura che è predominante, però poi dopo sono relazionali. Tutte le serie moderne hanno molta attenzione ai personaggi delle relazioni, quindi io no. Poi in realtà quando devo scrivere io, appunto, c'ho un po' tutto l'immaginario del mio paese, che è la cosa che, su cui ruoto un po', e, in vari modi, anche molto diversi. E poi in generale mi piacciono molto le storie di famiglia, anche di ragazzi, perché ancora mi sento adolescente, non capisco come mai non mi Ma sento infatti una anch'io, guarda. cosa che io in realtà sono adolescente. E, no, Sarà che appunto. ultimamente sto vedendo un sacco di teen drama e di serie di adolescenti. Ci Cosa sei... Sarà che ultimamente stiamo guardando un sacco di serie di adolescenti. io l'ho sempre guardato e sempre guarderò anche quando avrò 60 anni e mi sentirò proprio totalmente immersa, identificata. No, quindi in realtà, capito, cioè, dipende molto dal tipo di progetto, cioè a me ci sono delle cose che mi piacciono molto, quando ci sono rapporti particolari tra i personaggi che si possono approfondire. Infatti, per esempio, della Porta Rossa sono contenta quando gli spettatori riescono a vedere oltre quello che, cioè, chiaramente lì c'è un fantasma, quindi già fantasma, c'è un giallo, però quando vedo che loro riescono a capire che in realtà ci sono, c'è un sacco di lavoro sui personaggi, sono molto contenta. E quindi no, non mi sento di avere un mio genere preferito. La commedia non la faccio spesso, dipende dal tipo di commedia. Dipende, infatti. Ti dà un problema in più perché, cioè, nel senso, se ti viene spontaneo come il coliandro, ok, ma se non ti viene spontaneo, pensare oddio, adesso devo far ridere, è un problema in più. Chi dice adesso faccio ridere, non è facile. Però, no, devo dire che sono abbastanza aperta un po' tutte le situazioni. Poi ripeto, ci sono quelle storie che ti fanno battere il cuore, e quelle che cerchi di darci la tua. Ma infatti le tue influenze, cioè tipo le tue serie o i tuoi libri preferiti, cioè consigliaci tre. Oddio, tre. Di che È di troppo. no, è troppo poco. In serio? Oddio. Cinque. Consigliaci cinque audiovisivi, cinque prodotti audiovisivi tra libri, serie e film. Non sono audiovisivi, però li mettiamo lo Vabbè, stesso. che ti sono Allora, ti hanno cresciuta proprio. lo faccio senza pensarci perché sennò dopo dico Vai, oddio. No, allora, esatto. sicuramente come capostipiti della serialità, per esempio, secondo me, allora, Lost è con tutti i suoi difetti, perché non è assolutamente una serie perfetta. Però ha creato proprio una cosa nello spettatore che chiunque voglia farsi realtà deve comunque vedere cosa hanno fatto. Perché tra l'altro, ovviamente, dal di lì in poi non puoi fare le stesse cose. Cioè, Lost in qualche modo ha fregato la grandissima a tutti incantandoli in mille modi, e
bisogna sempre considerare che lo spettatore poi dopo impara, diventa sempre più arguto, e quindi da adesso in poi tu non li puoi prendere in giro negli stessi modi, cioè devi trovare degli altri modi per prenderli in giro, no? Però quello fu veramente un caso, cioè, all'epoca c'era anche tutta la Lost Experience, che era tutta extra narrativa, proprio un mondo con tutti dei web episodes, che io purtroppo non ho visto perché l'ho vista poi in realtà dopo, non l'ho vista in diretta, insomma, quando stavo andando. Poi i Sopranos, praticamente proprio capostipite proprio della profondità dei personaggi, c'è cioè questa mescolanza tra la famiglia con l'F maiuscola mafiosa, la famiglia normale, bellissima, personaggi tormentatissimi, livelli forse non più raggiunti. E ne dirò altre due di serie, e dirò l'ultima che vabbè, no, ma allora, poi Mad Men è, secondo me, a livello di raffinamento, è la serie più raffinata che hanno fatto, ora non c'è stata una cosa così, ed è meravigliosa, cioè ha delle sfumature microscopiche dei personaggi. Per esempio, questo nel discorso della generalista è un esempio molto buono, perché quando ho visto che pubblico aveva in America, comunque su tutta la platea americana, era pochissimo. Non è una serie per tanti quella, una serie per pochi, una serie difficile per certi versi, che non, sicuramente non ti tiene lì in maniera cliffhanger, no? Che ti tiene lì appeso, però è una goduria di tutti i punti di vista, estetica, di complessità, è come vedere un romanzo, ma un bel romanzo, non un romanzo qualsiasi, quindi per me è bellissimo. E poi come arco narrativo, secondo me, la migliore per adesso ancora è Breaking Bad, cioè io penso che quella proprio ha una purezza di... Quattro? Sono cinque serie per adesso, e la quinta ti direi, guarda, Game of Thrones, perché anche se in realtà fa tutto il casino, proprio per questo tipo di esperienza globale che ha avuto e collettiva, perché secondo me non sarà facile ritrovarla. E poi comunque le prime stagioni sono state veramente, anche a livello di scrittura, anche lì ha reinventato qualcosa, come un po' certo, ha cambiato i paradigmi, e ancora non ce ne sono tante poi di serie che fanno così. Certo. Di libri non so se te ne dico cinque, però te ne posso dire. Stavo facendo la catena dei libri su Facebook, poi a un certo punto mi sono scordata, quindi sono rimasta tipo a sei, quindi forse li posso usare. Però vai. Il libro preferito in assoluto è Cent'anni di solitudine. Scusate, c'era Cent'anni di solitudine, ma anche L'amore ai tempi del colera sono tra i miei libri preferiti. Poi c'è Espiazione, che mi piace moltissimo, quindi narrativamente mi piace un sacco. Poi appunto su Facebook avevo parlato di Tabucchi, che c'è una cosa molto strana, perché c'è un personaggio che entra e esce dai vari romanzi, i racconti di Tabucchi, e io tipo inseguo questo personaggio tra tutte le cose che scrive, mi piace molto Tabucchi. Poi Suite francese lo consiglio a tutti, è un libro meraviglioso, perché parla della occupazione nazista a Parigi e nella Francia in generale. Ed è un libro straordinario, perché sia è meraviglioso il libro, sia è meravigliosa la storia del libro, ed è di Irène Némirovsky, perché lei era perseguitata e praticamente doveva fare cinque mini romanzi, dopo due praticamente l'hanno portata in campo di concentramento, e quindi non l'ha mai finito. E nel libro, nell'edizione che ho io, penso che forse tutte le edizioni siano così, però nell'edizione che ho io, oltre ai due romanzi che ci sono rimasti, bellissimi, cioè sono bellissimi, con una lucidità che uno non può immaginare che lei stesse scrivendo proprio in quel momento lì, che sta adesso. Certo. Sono poi anche le lettere che lei scriveva in quel periodo lì per cercare di fuggire alla persecuzione, anche le lettere di chi l'ha cercata dopo, che purtroppo non è andata bene, e ci sono anche gli appunti di come avrebbe scritto gli altri romanzi, quindi è anche una cosa molto bella a livello proprio di bellissimo. È veramente bello, perché ecco, questa è una cosa che a me piace moltissimo, racconta la storia con l'S maiuscola, ma tutta attraverso i personaggi veri, persone reali che hanno vissuto quell'esperienza lì. E per esempio c'è questo, il secondo dei due, che si chiama Dolce, che per me è meraviglioso, che racconta proprio di questa ragazza che vive con la suocera, che ha un marito che è partito soldato, che forse lei non ama neanche così tanto, che si trova a vivere con un ufficiale nazista dentro casa,
che però è un tipo l'uomo sull'ideale, e quindi c'è questa cosa stranissima che lui è il nemico, ma lei sente anche delle cose perché è un essere umano, capito? Vabbè, lo recupererò. È bellissimo. Vabbè, possiamo parlare di altri mille libri. Adesso l'ultimo, solo l'ultimo che ho letto, che però l'ho detto adesso, mi è piaciuto tantissimo, e hanno fatto la serie, che si chiama Normal People di Sally Rooney. Molto bello. Un libro che ho proprio divorato, e anche la serie. Ma la serie, ma è uscita da qualche parte Amazon? In Italia deve uscire tra poco su questa piattaforma che si chiama Stars Play, mi sembra. Play. E poi non so, adesso di libri te ne potrei veramente dire tantissimo. C'è una domanda. Sì? Che splendida intervista, Sofia, hai mai lavorato con l'ausilio di uno storyboardista? No, però sarebbe molto bello. Perché Alessandro Poli è un storyboardista? No. In realtà non lo so se è proprio storyboardista, però è un bravissimo disegnatore. Ah, no, io so che lo storyboard lo usa il regista più che altro per le inquadrature. Cioè, comunque, allora, diciamo così, questo, cioè, scrivendo la sceneggiatura non bisogna suggerire le inquadrature, o meglio, cioè, tu nella tua testa ti fai come più o meno dovrebbe essere girato, e nel modo in cui tu scrivi la scena si suggerisce un po' vagamente l'inquadratura, perché se io parlo dei tuoi occhiali, per dire, sì, è chiaro che suggerisco un'inquadratura stretta. Se parlo della tua stanza, sto suggerendo un'inquadratura alta e larga, oppure non so se ci sono delle cose particolari. Tipo, mi ricordo che nella Porta Rossa mi ero messa in testa che il fantasma e la moglie a un certo punto erano stesi come un tao, e la vedevo da zenitale dall'alto, l'ho scritta così, me l'hanno girata così, perché c'era un'immagine molto specifica, no? Certo, certo. Però tendenzialmente non si scrive, anche qui ci sono mille modi, poi non è che ci sono delle regole così ferre, però di solito non si scrive come viene inquadrato lo zoom, capito? Cioè, tipo, se c'è un dettaglio, tu devi far capire che il dettaglio è importante, non scrivi zoom, capito? Mm. Okay. E quindi, cioè, in realtà a me forse, cioè, nel senso, se mi farebbe anche comodo avere uno storyboard, però non si fa mai in scrittura. Lo fa di solito il regista, è la fase tra la scrittura e le inquadrature spesso. Vedi, perché non mi era chiara questa. Pensavo che nella sceneggiatura, anche per la serialità, si suggerivano stesso le inquadrature e invece no. Okay. Cioè, nel senso, lo si fa, ma si fa implicitamente, capito? Perché, come ti dicevo prima, tu non devi dire al regista il suo lavoro, cioè lui il suo lavoro lo può fare lui, però tu gli devi dare diciamo, l'input per ispirarsi, e poi decide lui come tagliare le inquadrature, perché è un altro mestiere, no? Però, cioè, per dirti, no? Anche, facciamo l'esempio della costumista. Cioè, sì, lo sceneggiatore non scrive ogni personaggio come è vestito. Ti dà i due dettagli, se sono necessari, per definire quel personaggio. Quell'aggettivo, capito? Se c'è un capo d'abbigliamento che secondo lui identifica un personaggio, capito? Allora lo scrivi, ma ci deve essere proprio un principio di economia, cioè di dare quel piccolo elemento che serve a quell'altro che invece dovrà decidere come vestire quel personaggio, abbastanza per dire ok, ho capito che personaggio è, ora so come vestirlo, capito? E poi per questo moltiplicato per tutte le scene, perché poi ogni scena... Sì, certo, ma anche moltiplicato per tutti gli aspetti, cioè per dirti, sulla stanza, cioè tu devi scrivere una stanza, non ti metti a descrivere esattamente come sarà quella stanza lì. Certo, dipende da... Per scegliere che cos'è fondamentale per te. Perché se tu metti tanti dettagli, cioè chi prende in mano questa sceneggiatura non sa perché gli stai dando tutti quei dettagli, no? Certo. Quindi può pensare che tutto sia ugualmente rilevante. Invece allora tu devi decidere quel dettaglio lì che per la tua storia è importante. Se quella stanza lì per te è importante che ci abbia la scrivania fatta così, perché ti sei immaginato una scena su sta scrivania, certo, allora scrivi che c'è una scrivania. Se là c'è un divano letto, non importa, capito? Cioè, è tutta una questione di, dopo veramente un po' ti viene in automatico, però all'inizio magari chi inizia a fare le sceneggiature scrive delle diascalie che sono così, perché devi scrivere tutto l'abbigliamento, come ricorrere i capelli,
Cioè, che invece a volte poi bisogna anche pensare, che è chiaro, però a volte ti prendono delle gente che è diversa, no? No, però vedi, nel fumetto invece Lo devi fare tu. l'inquadratura la devi scrivere tu, cioè lo sceneggiatore del fumetto invece questi dettagli, siccome il regista non c'è, lo devi far tu, Ah, per forza. a meno che poi il disegnatore non sia, come nel mio caso, anche, cioè io che sono autrice unica, quindi scrivo, disegno e faccio tutto e ho una visione mia ben precisa. Quell'aspetto lì, se collaborassi con uno sceneggiatore, mi farei dare carta bianca su, guarda, se magari una vignetta la voglio fare in un certo modo, concedimelo o comunque parliamo e troviamo il modo che ci confà a tutte e due, capito? Sì, Perché tu non hai invece il problema che abbiamo noi del discorso economico. E esatto. purtroppo il lupo non ce l'abbiamo, abbiamo un barboncino, va bene lo stesso, cioè una cosa del genere, no? No, oppure per esempio a volte, altra Bello, il difficoltà, lupo non ce l'abbiamo, abbiamo no, fatto. il lupo in realtà ce l'abbiamo avuto e costava Vabbè. molto, perché tu pensi, tu dici, tu scrivi una scena, no? Cioè, la porta rossa c'è una scena in cui c'è un lupo che Sì. attraversa la strada, ma è un secondo, capito? Cioè, una cosa del genere che ce l'hanno fatti, io infatti sono contenta che ce l'abbiano messa. Però devi sempre immaginare che su sette diventa che ci vuole l'addestratore, cioè, capito? Cercare il lupo, noleggiare il lupo, cioè sono sempre delle robe. Però, per esempio, ci sono dei tipi di scrittura in cui ti chiedono già una percentuale nell'interno del tuo episodio di interni ed esterni. Tu lo sai addirittura prima di iniziare a scrivere. Madonna! Sono cose un po', capito? Un po' pro queste. Yeah. Sì, perché comunque ci sono le serie, quelle sopra, le serie di lunga serialità che comunque hanno tipo 26 episodi, non possono spendere milioni di euro e No. soprattutto devono economizzare sugli stessi ambienti. Ti dicono, cioè, chiaro che non va preso, però tipo 60% interno, 40% esterni. Oppure se c'è una scena che ti hai immaginato che ti piaceva al parco, devi stare lì e dire aspetta, questa la posso fare in caserma? Allora la puoi fare in caserma, capito? Però Esatto. sono proprio cose da, chiaramente da, che, cioè, nelle serie proprio che sono un po' lunghe, eccetera, eccetera, le macchine consolidate, però ho capito quanti. Però hai capito l'artigiano, l'artigiano. Questa roba qua, oppure tipo ti danno la mappa della casa esiste già, perché per esempio tu scrivi una seconda o una terza stagione, tu a volte hai la piantina dell'ambiente, perché così, cioè, è sempre una cosa che fai per agevolare il lavoro dopo, no? Loro non si ritrovano che tu hai messo un movimento di un personaggio che va da qui a lì e in mezzo c'è un'altra roba, no? È un po' per immaginarteli in maniera più naturale. A volte nelle sceneggiature di chi ha appena iniziato, capisci che non si accorgono che le persone hanno effettivamente un corpo e camminano nello spazio. Ma io in primis, cioè io proprio che generalmente poi lo spazio nella mia vita è una cosa approssimativa su cui io sbatto tendenzialmente. Quindi, però è vero che rispetto anche alla narrativa, qui è chiaro che te ne devi fregare che siano persone vere, ma lì diventano davvero persone vere, no? Che qualcuno deve dirgli, devi stare qui e muoverti così. E farlo, per quello che dico, serve vedere le scene che hai scritto una volta che sono girate, vedi cosa succede, perché vedi anche i Sì, duplicanti dicono: ma io devo stare qui, ma come faccio ad andare da qui a lì? E sono delle cose che te mentre scrivevi non ci avevi pensato perché cioè, stavi pensando quando sarebbe stata bella la luce che rifletteva su non so cosa, e magari è una scena che non è possibile fisicamente, capito? Sono tutte delle cose che in realtà, per quello che dico, secondo me, rispetto a tanti altri lavori che riguardano la scrittura creativa, la sceneggiatura ha anche una grande dose di artigianato. E lo dico perché io quando ho iniziato a studiare non avevo veramente un'idea di come farlo. Cioè, è una cosa che si impara. E, per esempio, io non avevo per niente, cioè io la capacità visiva, cioè, l'ho alimentata e allenata. Quella uditiva la sto ancora allenando, cioè dei dialoghi, eccetera. Ma sono delle cose che non ti vengono, cioè alcuni ti viene spontaneo, però non è che tipo viene spontaneo tutto. Quindi le cose che non ti vengono spontanee le puoi assolutamente esercitare. E non sono facili, cioè sono cose che veramente le impari facendole, esercitandoti,
scornandoti con le cose che ti vengono male, come a tutti, però ho capito quanti aspetti ci sono, per quello che dico non ci si può improvvisare, bisogna starci dietro. Eh sì, assolutamente. Senti, un'altra curiosità, a proposito di starci dietro e non ti puoi improvvisare, ma tu non lavori mai da sola, però lavori in team. Cioè, allora ti dirò, ho scritto delle anche lunghe cose da sola, in realtà. Cioè, nel senso che sì, è capitato, quest'anno ho scritto una serie, cioè il soggetto di fine al soggetto di serie l'ho scritto da sola. A un certo punto poi c'è stato una collaborazione, perché effettivamente dopo un po' è difficile, però quando è così si avvicina molto al romanzo, nel senso che è la stessa cosa. Però lì hai comunque sempre gli interlocutori, che sono diciamo gli editor delle case di produzione, che è un lavoro di cui io parlo spesso alle scuole, perché molti non lo conoscono. Però come formazione è simile allo sceneggiatore, però fa il contraltare, diciamo, no? Cioè, no, lavorano o in casa di produzione o nelle piattaforme o nei canali, insomma. Sono quelli che aiutano i progetti comunque a essere realizzati, a seguire il processo. E in Italia, dove comunque lo sceneggiatore non va spesso sul set, sono coloro che spesso seguono tutto il processo anche del casting e vanno anche sul set. Quindi è un bel lavoro, perché comunque seguono tutto il processo creativo che va dalla scrittura alla realizzazione. Cioè, sono proprio delle figure di trade union. E la formazione è la stessa. Le stesse scuole di cinema, credo, formano sia sceneggiatori che queste figure qua, che diciamo sono responsabili editoriali o editor. Certo. E da sola, appunto, ho scritto a lungo e, per esempio, quando arrivi alla sceneggiatura, di solito sei da solo. Cioè, a volte ti confronti, per esempio, io e Gian Piero scriviamo spesso insieme, però di solito quando arriviamo in sceneggiatura ci scambiamo le parti, cioè ce le facciamo ognuno per sé, poi ce le scambiamo e ce le rileggiamo. Perché comunque cioè, 99% del tempo si parla e si fa brainstorming, cioè la scrittura comunque, non dico il 90%, ma la scrittura non è poi così preponderante nella serialità, soprattutto, però a un certo punto ci deve avere un momento in cui pensi e ti concentri e sei da solo, cioè, e ci sono anche stati dei lunghi periodi in cui io ho lavorato da sola. Per esempio, un anno ho preso degli episodi singoli di serie che non erano mie, proprio artigianato, però avevo come confronto questi editor, ma poi nella fase di scrittura ero da sola. Quindi è un po' strano, ci sono dei periodi in cui tipo guardavo tipo la gente che andava a bere il caffè insieme al bar e dicevo, oddio, loro hanno i colleghi e io no. E ci sono delle volte in cui magari invece hai fin troppo contatto con gli altri, perché dopo invece quando li vedi tutti i giorni, tutto il giorno, è un lavoro che compenetra molto anche la vita personale, perché cioè, spesso noi ci vediamo a casa l'uno dell'altro, quindi Certo. andiamo con le famiglie, c'è cioè l'uno dell'altro. Se ti stai simpatico, hai già fatto il 70% della fatica, perché comunque lavorare così con qualcuno con cui non ti trovi bene non è facile. A volte però ti danno dei colleghi di scrittura, case di produzione, che magari tu non hai neanche visto mai prima. Quindi comunque, cioè, anche questa è una parte di artigianato. Una cosa che io dico sempre ai miei studenti, è molto poco valutata la capacità relazionale e diplomatica in questo lavoro, perché nessuno pensa che sia necessaria, ma invece è Beh, fondamentale. in tutti i lavori, eh? Assolutamente. Però uno si immagina un scrittore, no? Sta in camera sua a ispirarsi e basta. Il che non vuol dire comunque essere degli yes man e woman, cioè questo non è, anzi, cioè, in questo mondo è importante essere convinti delle proprie idee e argomentare con educazione, secondo me. Certo. Però la diplomazia, le capacità caratteriali di minimo essere socievole, essere una persona con cui Intelligenza collaborare. emotiva. Cosa? Io farei dei corsi in queste scuole, nelle scuole Perfetto. tipo Bottega, che ne so, il centro sperimentale, no? Anche di tipo workshop o comunque seminario intensivo di intelligenza emotiva. Se ci vorrebbe, penso anch'io, sì. Può Ma essere utile.
Però per dire, sia al centro sperimentale che a bottega, comunque da subito li fanno lavorare in gruppo e quindi secondo me devono esercitarle comunque queste capacità. Noi per esempio l'abbiamo fatto al centro, ma anche ovviamente con dei drammi, perché questa, cioè, c'è la parte del conflitto di dramma, ma ci devi Certo. passare attraverso, perché capire come riuscire a dire la propria idea senza offendere nessuno, ma allo stesso tempo neanche star zitto, perché cioè, non è che quello va bene. È difficile e uno ci si confronta poi tutti i giorni, non è detto che poi uno ce la faccia, perché però spesso questa dote qui, cioè io quello che vedo anche è anche un motivo per cui chiamano qualcuno a lavorare rispetto a un altro, non che sia una persona simpatica, che però riesca ad avere questa capacità diplomatica di Certo. lavorare con persone anche molto diverse, cioè in certe situazioni questa cosa qua è richiesta. Poi come in tutto, cioè tutti noi abbiamo dei difetti e dei pregi, ognuno deve cercare di smussare i difetti e puntare su quello che ha di migliore. Se uno è super timido oppure è super odia tutti, riuscirà a scrivere una bella serie da solo a casa sua, cioè non è che è impossibile, capito? Però sono tutti strumenti che averceli è meglio che non averceli, ecco, questo dico. Però sì, dai, insomma, sono tanti aspetti di questo lavoro. Che uno si immagina la pazienza, come dici, questo nessuno si immagina cosa significa quando tu devi riscrivere tutta una cosa perché è successa una cosa X, tipo un attore non c'è più, o una cosa, e quindi cioè, devi ributtare via tutto che eri già in fondo, devi riscrivere da capo. Questa roba veramente mette alla prova la psiche in una maniera che cioè, I momenti nervi proprio, i nervi. poco. Sì, però a un certo punto ti rimetti lì e fai le cose. Hai proprio la sensazione di aver fatto tipo un castello di carte, bam! E tutte Certo. le volte ti devi rimettere lì, però si fa fino a che ce la fai, nel senso che poi a un certo punto c'è anche una sopravvivenza, a un certo punto dici, ok, sopra questo, però basta, la 70ª volta non riesco a rifarlo. No, ma infatti poi, cioè, da che dipende che a un certo punto l'attore, il Che non personaggio. c'è all'improvviso? Beh, può essere una gamma di cose, da si fa male, non vuole fare più la serie perché non so, non c'era il contratto prima, o rimane incinta l'attrice, capito? Ma questi sono solo uno degli esempi, ma può essere anche, che ne so, Quindi per assolutamente non prevedibili. Cioè. esempio, anche soltanto dove girano la serie, per esempio, di Sì. solito non cambia tanto. Sì. Però magari ti cambia qualcosa, oppure, che ne so, no, assolutamente imprevedibili. Cioè, possono esserci delle cose interne di storia, che possono essere, non so, appunto il tuo interlocutore magari dice, guarda, mi piace di più un po' più così, un po' più cos'ha, si cerca sempre di mantenere un po' di, cioè, una propria voce, ma cercare di vedere se si riesce insieme a fare una cosa che sia al meglio delle sue possibilità, no? Però ci sono tante cose esterne, cioè, capito? No, Ma guarda, col per fumetto questo rischio non si corre. dirti... Col fumetto. Appunto, questo appunto è un vantaggio. Hai il svantaggio di dover fare 30 lavori insieme, che è costumista, scenografa, regista, però sì, è la cosa che comunque tu nei momenti, e l'altra cosa secondo me è il tempo, cioè tu quando ti metti lì e pensi, cioè, che è un po' quello qua adesso appunto quando si racconti, dico, ah cavolo, l'ho scritto, è fatto, no? Cioè qua puoi andare avanti 1 o 2 anni, questa cosa non avere mai fine, oppure avercela tra 3 o 4, quindi cioè... Il passaggio dalla tua invenzione e la fine di quel progetto lì è dilatatissimo e totalmente incerto. Secondo me, uno dei vantaggi appunto del fumetto è che quando ti metti lì, al di là di che successo può avere la cosa, ma l'hai fatto, ce l'hai lì, lo stai vedendo, capito? È un po' Sì. come scrivere il racconto, che anche lì ce l'hai lì. Anche il fumetto però puoi stare lì a rimodificare colori, a Ah, quello ridisegnare, certo. cioè. Però quello che voglio dire è che si sta già realizzando, capito, in quel momento. Sì, quello Poi lo sì. puoi modificare all'infinito, ma lì invece, innanzitutto, finché non c'è qualcuno che metti i soldi, questa cosa non si fa. E Esatto. c'è sempre questo aspetto che in realtà, secondo me, anche questo va considerato e non va schifato, perché l'arte da sempre ha avuto comunque l'aspetto economico anche di mecenatismo, non è una roba che è esistita adesso. È No, è chiaro che ha anche dei problemi. Però certo. bisogna sempre pensare, no? Ma perché quella serie lì la fanno? Cioè, la
La serie, innanzitutto, cioè, per chi la produce, è anche una cosa, è soprattutto una cosa economica. Un investimento, cioè. Perché lo fanno, può essere per investimenti pubblicitari, per gli abbonamenti, cioè queste cose qua. Cioè, poi dopo che sia una cosa meravigliosa, che l'umanità ne aveva bisogno, ok, ma non è da di lì che nasce. Cioè, nascono per altre cose e non bisogna far finta che non sia così. È un aspetto le industrie culturali hanno un aspetto di industria, un aspetto economico. Bisognerebbe, cioè, l'ottimo è che sia una cosa bella e che abbia anche un aspetto economico positivo. Esatto. In quel modo sono contenti tutti, però sono degli incroci che non è che fai così e succedono. Non ci sono ricette. Cioè, in tutti i prodotti culturali non ci sono ricette, ogni prodotto culturale è irriproducibile. Ma io dico nella serialità ancora di più che in qualsiasi altra, perché sono talmente tante. E invece purtroppo spesso succede che quando va bene una cosa ne escono tante simili, perché si prova a imitare un po' questa cosa qua. Ma non è così. Vabbè, come in editoria. Certo, ma perché quelle sono tutte... Ma è anche quello è comprensibile, perché il rischio è altissimo e tu pensa che se è a rischio in editoria, rischio nel cinema, nella serialità ci sono tantissimi soldi in ballo, capito? Quindi tutto quello che può essere in qualche modo ridurre il rischio è chiaro che viene accettato. Perché ci sono i remake? È per questo, perché comunque è un prodotto che è già testato in un altro mercato. Quindi tu sai che in un mercato simile ha funzionato. E quindi chiaramente dice, vabbè, può funzionare anche nel nostro. Beh, figo il remake, cioè... Cioè, il remake è chiaramente, cioè, perché uno direbbe, ma perché non possiamo farlo noi, capito? Dici? Aspetta, diciamo quali sono i remake in Italia, quelli più allora, famosi. Vabbè, Scam l'abbiamo detto prima, i Cesaroni, Un medico in famiglia, okay. Anche quello è un remake. Tutto può succedere, che ho scritto la terza stagione, è un remake da Parenthood. Adesso stanno facendo il remake di This Is Us, poi ce ne sono altri di magari meno famosi, oppure adesso non me li ricordo, però diciamo che i relazionali, per esempio, questa cosa qua, i relazionali, quelli che ti dicevo prima, spesso sono remake, perché i relazionali non hanno un pitch forte, cioè non è che dici c'è una famiglia a Roma, sono simpatici, ma, no? Shameless, mi viene in mente. Sì, io dicevo quelli italiani, ma sì, no, sì, no, nel senso che quello americano era inglese, ha fatto il remake americano, The Office, ma anche in Treatment, per esempio, è un remake che l'hanno fatto in tanti stati, ma era israeliano inizialmente. E, cioè, per dire remake, invece il record dei remake come film ce l'ha Perfetti Sconosciuti. Sì. Infatti uno degli esempi, perché una delle battaglie dei sceneggiatori è che se tu fai il remake dalle cose che scrivi, gli sceneggiatori non prendono niente da noi in Italia, cioè nel senso che stiamo cercando di fare in modo che non sia così, perché quando tu cedi i diritti, cedi anche i diritti di remake. Però sì, capito, cioè in queste serie qua relazionali non c'è un pitch che vendi che dici oddio, allora è difficile, cioè quelle serie lì sono andate bene in altri stati, allora uno dice lo fa anche qua. Però per dire anche il fatto che ci sia un attore, uno dice ma perché ci sono sempre le stesse facce? Perché sono testati e quindi lo sai che piacciono quelli. Quindi cioè, bisogna anche essere meno ingenui, cioè perché queste cose ci sono? Poi dopo uno può anche criticarle, però devi essere consapevole che l'obiettivo del produttore o della rete non è mai buttiamoci a pesce a caso, cioè nel senso, diciamo la priorità non è sperimentare, ecco. No, cioè a volte è anche sperimentare, però devono farci, cioè, a volte lo fanno, ma concedendosi magari da un'altra parte di essere sicuri, cioè come anche in editoria, no? Tu magari fai un titolo che sei sicuro che va bene e magari ti puoi permettere che puoi sperimentare su altre cose. Ma non puoi sperimentare su tutto il catalogo, no? No, assolutamente. Cioè, la cosa su cui ti consenti il rischio, cioè, comunque La Porta Rossa quando è uscita era un paranormale per la Rai, cioè, che non si faceva tantissimo tempo. In realtà negli anni 70 sperimentavano tutto, perché non c'era una ancora tipo di serialità consolidata e avevano fatto anche le robe paranormali, fantascientifiche, misteriose, sceneggiati di tutti i tipi.
Uno dei nostri riferimenti era Il segno del comando, che è uno sceneggiato famosissimo, intrigantissimo, che era incredibile. E se uno va a studiare la RAI dell'epoca, era veramente piena di idee incredibili. Però, cioè, insomma, ogni tanto si sperimenta, ma spesso bisogna cercare di fare il massimo per essere sicuri che vada bene, capito? Poi, ovviamente, non è neanche per fortuna il mio lavoro dover pensare queste cose, però saperle va bene, insomma. Sofia, io direi tre consigli ai giovani che stanno studiando sceneggiatura. Ok, allora, umilté. No, umiltà nel senso, no, a parte gli scherzi, perché, allora, per esempio, io adesso parlo proprio di serialità. Fino a poco tempo fa io mi trovavo, ma io ti dico veramente poco tempo fa, secondo me 5-6 anni fa ancora c'era la puzza sotto il naso di fare le serie. Il segno del comando era paurosissimo, ci Sì, dice. c'era la sigla che la gente proprio stava male durante la sigla, anche Ma lì adesso c'era il non lo vado. fantasma. Anche lì c'è il fantasma. E, no, dico che appunto, cioè adesso ho capito, tutti guardano le serie, tutti sono esperti di serie e diciamo che c'è questa tendenza un po' che c'è in tutti gli ambiti, no? A fare una critica abbastanza così a tappeto, che è assolutamente giusta, però secondo me uno deve distinguere se inizia a guardare le cose come uno che vorrebbe farle. Cioè, se stai guardando come spettatore, puoi dire mi fa schifo e basta. Se tu vuoi fare lo sceneggiatore, devi iniziare a smontarla, questa serie, e capire o perché ti piace o perché non ti piace, e cercare di trascendere un po' il tuo gusto. Cioè, tu devi iniziare a capire perché una cosa funziona, è fatta bene, anche se magari non è la tua preferita. Cioè, è una cosa degli strumenti che dicevo prima. Quindi, per umiltà, io dico: attenzione, cercare di capire che cosa stanno facendo, cosa si sta facendo nel mondo e anche in Italia, perché spesso uno entra, vuole fare sceneggiatore partendo dall'Italia senza aver mai visto nulla che è stato fatto in Italia negli ultimi anni. Cioè, questa cosa, che è proprio classica, tipo io non guardo serie italiane, va benissimo, ma se devi fare una serie italiana devi sapere cosa c'è stato prima. Cioè, poi Certo. puoi fare tutt'altro, non è che devi fare la stessa cosa. Però devi avere consapevolezza, anche soltanto perché magari proponi una cosa che c'è già stata e non lo sai, cioè che fai una brutta figura e si capisce che non conosci il mercato in cui ti vuoi inserire. Esatto, infatti. Quindi, umiltà. Poi, questa cosa di cercare di essere, come dicevo prima, non preoccuparsi troppo dell'occasione, anche se a tenere sempre le orecchie aperte e guardare intorno, ma di preoccuparsi di essere più pronti possibile quando questa occasione arriverà. Cioè, quindi di dotarsi di tutti gli strumenti che si possono avere. E la terza è banale, però cercare di guardare più cose possibili, anche non di adesso, perché ci sono delle serie dell'epoca d'oro che sono stati momenti che sembra 200 anni fa, ma è in realtà circa 15 anni fa, 20. Esatto. Comunque, hanno fatto alcune serie veramente bellissime e ce n'erano meno, ma c'erano anche proprio delle cose. E quindi di guardarne tante, adesso io sto parlando di serialità, però questo chiaramente vale per i film. Quindi, cioè, comunque, cercare di nutrirsi di più storie possibili in giro, ma anche delle persone vere, cioè che non siano soltanto le cose che vai a scrivere, non siano sempre solo di rimbalzo dalle cose che hai visto, ma Certo. che siano anche, cioè, vengano un po' anche dalle persone che hai attorno a te. Quindi di cercare di osservare la gente, di capire come vive la realtà, cosa sta succedendo, eccetera, eccetera. Io direi queste cose qua. Poi, cioè, ce ne sono mille su aspetti specifici, però insomma, queste sono quelle macro che possono valere per tutti, secondo Sofia, dove ti possiamo seguire? Hai un sito web me. No. o No, in realtà mi si può seguire, boh, sulla mia pagina Facebook, che da Facebook. boomer ogni tanto scrivo qualcosa, ma poco. Non sono una boomer, ma mi comporto come tale. E No, vabbè. noi siamo generazione Z. Noi siamo generazione Z, va bene, non lo so neanche dire perché sono romagnola, non è nata tanto bene, Sì, Z siamo proprio. generazione Z.
Ok, e, no, io in realtà appunto sui social faccio poche cose, appunto dico quando ho gli appuntamenti così, o se esce qualcosa che ho scritto, eccetera, però non sono molto social. Infatti ho visto che tu sei molto brava, però cioè, io Era in un po' quarantena più un po' da una. per la noia lo facevo di più, ma adesso, cioè tipo appunto ho fatto la catena dei film e me ne mancano due catene dei film, ma che li so già, ma non mi metto lì a farli, capito? E sì, però... Non ho il mio sito, la mia pagina. Mi dispiace. No, ho sbagliato comunque, non siamo generazione Z, ma Sembra. Siamo i millennial tardivi. millennial sul D, sì. Siamo i millennial geriatrici. No, la Dai. Z è quella dei nati tra il 95 e il 2010. Che sono quelli che sono nati che c'era già internet da un po'. Esatto, sì, tra i 90, sì, che però non sono nati col tablet proprio in mano, però internet già c'era. Invece tu ti ricordi quando è nato, io me lo ricordo, Eh quindi. sì, perché io il 95 ho avuto il mio primo computer, Ah, 95-96, bellissimo. sì. Io avevo mio babbo che mi portava a casa il PC da lavoro gigantesco con tutti i floppy I e flop, cioè noi abbiamo passato, capito, i floppy, i CD, i DVD, tutte ce le siamo fatte, no? Le cassette, tutte. sì, io mi ricordo, io facevo ero l'Andrea Zuckerman del mio liceo, facevo il giornalino e mi davano ognuno di loro con l'articolo mi davo il floppy disk. Il floppy disk, Bellissimo. potevo impaginarlo. E nel momento in cui io infatti appena arrivato internet, i miei genitori, poveretti con la bolletta, tipo stavo 200 ore a chattare con chiunque, capito? Scrivevo un po' di romanzi e poi un po' chattavo. Stavo Ma sempre... anche io chattavo di brutto. Vabbè, questa è un'altra live. Sì, Se vuoi, direi di sì. Cosa? dove chattavi? Su Ci quale sei, piattaforma? ci sei. Sei? Ok, allora prossima live con Sofia, live sulle Tecnologici della nostra tecnologie infanzia. computer, su Ci sei, io pure su Mirk, sulle varie Quello istanze di Mirk. ultimo, ultimamente. Vabbè, questa sarà una live a parte Ok. e la chiamerò proprio Ci sei, Va bene. dove voglio raccogliere i vari ricordi della nostra generazione millennials sulle varie piattaforme, come chattavamo all'epoca, ancora prima di WhatsApp e Facebook, e come questo ci ha istruiti Alla vita. alla vita. Esatto. Sofia, io sono soddisfattissima, abbiamo fatto un'ora quasi e mezza. Di chiacchiere, e se mi fai andare a ruota libera possiamo far stare qui 12 ore. Ok. Top. Rimani nel backstage, non te ne andare. Io saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Ciao a tutti, grazie se siete stati con noi o ci recupererete poi. Esatto. Grazie a tutti, ringrazio Sofia, ringrazio voi e alla prossima. Ciao.